Viaggi d'estate dell'agenzia di viaggi Pepita di Arezzo, e con noi abbiamo appunto la nostra esperta Antonella Pacetti. Allora, visto che siamo già in estate e ci stiamo organizzando, definendo, no? Diciamo per un po' il viaggio, perché abbiamo capito quando si va in ferie, se possiamo andare in ferie in un certo periodo piuttosto che in un altro, quindi partiamo con le proposte. 9-16 agosto? Sì, allora infatti presento, diciamo, i viaggi proprio d'agosto, sì, per quelli che ancora non hanno deciso, diciamo, posso proporre appunto tre destinazioni. E allora, dal 9 al 16 agosto abbiamo un viaggio in Bretagna e Normandia. Castelli della questi Loira. Sono sempre viaggi comunque, e Castelli della Loira, esatto, sono sempre viaggi, diciamo, culturali, quindi comunque itineranti. Quindi partiamo questo viaggio qui dai Castelli della Loira, si va in Puglia. Questo qui d'Arezzo, eh? Quindi si questo parte che è un pullman, tranquilli. Sì, uno basta che consegni le valigie, poi c'è il nostro accompagnatore che penserà a tutto. Benissimo. Quindi si parte dai Castelli della Loira per poi dopo muoversi verso la... Queste qui sono le immagini della Bretagna. E quindi diciamo che, ecco, vedremo paesini, villaggi di pescatori sul mare, anche ci sono delle cittadine medievali. Diciamo che è un viaggio che a livello paesaggistico è unico, straordinario, anche sì. Perché voglio dire, fa confine con la Gran Bretagna, no? Voglio dire, sì, la parte della costa, del nord, certo, perché anche la Francia, certo. Voglio dire, ma guarda, alla costa, questi viaggi nel nord d'estate sono favolosi, bellissimi. Poi anche il clima è buono, il clima che abbiamo avuto fino adesso, ecco. Anche, nel senso, guarda, sono rilassanti, perché comunque sì, anche le città non sono mai grandi città, mm-hmm, si va in più piccole, quindi anche una dimensione ci si muove in maniera più tranquilla, e poi veramente, guarda, rilassano. Diciamo che è come io il nord dell'Italia, io te lo, no? Dico, oltre che a me piace, perché piace fare questo genere di viaggi, ma quando li accompagno anche ho proprio la percezione che le persone si, appunto, rilassano. Si rilassano. Anche parecchi dicono: no, ma io nel nord fa freddo. No. Guarda, credimi, quando abbiamo cercato di convincere qualcuno a dire: guardate, il nord Europa d'estate è magnifico. Sì. E poi abbiamo veramente, ecco, questo qui per dire è una cittadina molto carina che si chiama Troyes, e quindi diciamo nell'insieme di questo itinerario, oltre che appunto i paesaggi, così ci sono anche delle cittadine con queste case a graticcio che un po' richiamano appunto e questa architettura. E si mangia bene lo stesso, perché dai, gli italiani insomma sono ma si mangia benissimo, sì, ma poi da mangiare cibo. Ma poi questi itinerari sono un po', diciamo, questo qui, pensione completa, ma abbiamo lasciato anche qualcosa di pranzi liberi, di modo che uno può assaggiare anche qualcosa di locale, certo. Ma se non mangi le cose locali, come sì, fai a capire un po'? Proprio si capisce anche da quello che mangia, sì, non soltanto sì, dalle bellezze che si vedono in giro, no? È un insieme di cose, sì, perché poi comunque anche tutta la giornata, no? Durante il giorno si viaggia, c'è la guida che spiega quello sì, che vediamo, e poi dopo la sera il nostro accompagnatore, generalmente i nostri accompagnatori portano, se sono in un centro così portano sempre fuori il gruppo. Poi senti, la vacanza inizia quando ci smettiamo seduti nel pullman, quindi già il viaggio inizia da lì e uno si rilassa già, certo, andando, certo, tranquillamente. E questo è dal 9 al 16 agosto, Bretagna e Normandia. Ecco, in questo itinerario qui che abbiamo visto prima le immagini, c'era anche Mont Saint-Michel, Saint-Malo e la Normandia. Ecco, dire, esatto. Detto questo, abbiamo dal 9 al 15 agosto invece le Repubbliche Baltiche. Sì, vai. Infatti sono tre viaggi appunto che dicevo, sono tutti in Nord Europa, uno è in Est Europa, scusa. E allora le Repubbliche Baltiche, appunto questo qui è un itinerario abbastanza nuovo, diciamo, che proponiamo sì, da pochi anni, e quindi facciamo queste tre repubbliche che sono Estonia, Lettonia e Lituania, che si affacciano appunto sul Mar Baltico. E anche come si parte? Questo è abbastanza, no, questo si va in aereo, sì, si va in aereo, c'è il volo da Firenze, e qui il viaggio sempre con il nostro accompagnatore, così è strutturato, stando, diciamo, fermi nelle varie capitali, Vilnius, Tallinn e Riga, e da lì poi facciamo le varie escursioni. Quindi in questo viaggio qui di una settimana cambiamo tre alberghi. Bene. Perché poi si sta, capito, sì, tranquilli, lì si fa le varie escursioni. Le città sono interessanti, vivaci, sì, come dicevo prima, perché comunque il nord Europa, noi diciamo queste qui, ecco, anche guardate ricche di cultura. Esatto, Tallinn in sé per sé è proprio una città straordinaria, medievale, bellissima. E comunque tutte hanno le loro, i loro plus, le loro caratteristiche. Quindi questo che è un viaggio che è dal 9 al 15 di agosto e si parte pullman d'Arezzo e poi Firenze, aereo da Firenze. E ritorno Firenze, via, sì, aereo. Sì, esatto.
10-17 agosto, bello, Transilvania, e mi viene subito banalmente, no? Guarda, questo qui è il viaggio che proponiamo quest'anno, è uno di quelli che ha suscitato maggiore curiosità. Sì, dai, ancora abbiamo disponibilità in questi tre viaggi, quindi appunto c'è possibilità di partecipare. E ha fascino questo viaggio. Sì. È un... affascino perché comunque è un mixer di tante cose. Te considera, Transilvania è una regione della Romania, questa qui è Bucarest, e questo è il castello di Dracula, una delle cose che... il castello di Bran, sì, che però dai, detto è quello di Dracula, che voglio dire, ha dato in che là è uno tanto di turismo. Quelli che visiteremo. Poi visiteremo i monasteri della Bucovina, che considera che sono patrimonio UNESCO. E poi qui siamo vicino ai Monti Carpati, saranno dei paesaggi bellissimi, quindi questo qui è veramente, diciamo, come dico io, ad alto tasso culturale, ma anche poi paesaggistico. Però è un bel viaggio, diciamo che è un viaggio di nicchia. Lo sai una signora rumena cosa mi ha detto? Che lei era un ingegnere, dice: noi rumeni conosciamo la vostra storia, sì, ma voi italiani non conoscete la nostra. No. Guardate che sono frasi che fanno riflettere, per far capire che questo popolo, nonostante... è un popolo che sa la nostra storia, quindi ci sa anche accogliere, certo, sapere ma anche guarda i nostri che gusti. È bellissimo, ma anche la cucina, le cose, noi non conosciamo molto. Considera che, diciamo, è un viaggio non di massa, è un viaggio di nicchia, per persone che comunque hanno sapranno apprezzare anche una cultura decisamente diversa. Sì, perché poi insomma voglio loro anche l'aspetto anche bucolico. Esatto, ma è anche bello perché ancora sono rimasti abbastanza autentici, sì, capito? Sì, perché sì. Le strade sono abbastanza, non c'è autostrade, quindi insomma collegamenti anche un po' più difficili, però i posti più difficili sono sempre quelli più belli, autentici e belli. Assolutamente. Questa è l'ultima, è la città di Brașov, che è fantastica. Quindi abbiamo proposto tutti questi viaggi d'estate con le varie date, andate sulla pagina Facebook, no? Sul sito internet di Pepita Viaggio, lo vedete in sovraimpressione e lì avrete ulteriori informazioni. Grazie Antonella Pacetti.